Signore e signori, buonasera. Sono Claudio Baglioni e non sono solo. Ah, sai, dare una definizione di Claudio Baglioni come di chiunque è difficile, perché ciascuno è molte cose. Un grandissimo artista, un poeta, è un uomo straordinario. È un amico con il quale ho fatto musica, ecco, forse questa è la definizione migliore. Ha sempre voglia di andare oltre, di andare ancora più in là, a rischiare con coraggio, a volte con paura, ma di portare la musica fino a dove la musica può arrivare. Claudio Baglioni è un poeta, assolutamente. Ha una comunicativa straordinaria, ha una capacità di essere naturalmente multimediale. Claudio Baglioni, artista poliedrico ed innovativo. Una continua evoluzione musicale e letteraria gli ha permesso di unire più generazioni di ascoltatori, raggiungendo un'enorme popolarità. La sua carriera è stata da sempre costellata da record di vendite e da concerti evento divenuti veri e propri bagni di folla. Ha pubblicato 4 raccolte ufficiali e 25 album, per un totale di circa 30 milioni di dischi venduti. Dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso, più grigio ma non dopo. È il 1972. Dopo i ruggenti anni 60, la Pavone sbarca oltre Alpe con Bonjour la France. A scrivere il brano, un giovane cantautore romano, Claudio Baglioni. Claudio Enrico Paolo Baglioni scopre prestissimo la sua vocazione musicale. Impara la chitarra da autodidatta e poi studia pianoforte con il maestro Alfredo Avantifiori. A 16 anni è ad Ariccia, al Festival degli Sconosciuti organizzato da Teddy Reno, che l'anno dopo sposerà appunto Rita Pavone. Claudio Baglioni si iscrisse alla edizione 1966 della Festa degli Sconosciuti. E lì ho partecipato 2 volte, insomma, la prima volta mi sembra di essere arrivato fino alle semifinali e invece la seconda volta arrivai secondo. E avevo ancora 16 anni, insomma, quindi piuttosto piccolo. Noi ci limitiamo a dire che qui ad Ariccia si perde la S, cioè da sconosciuto si diventa conosciuto, il che non vuol dire necessariamente celebre. Mia madre mi ricordo che mi diceva: ti conviene continuare a cantare, prova, vai, forse ce la farai, avrai successo. Comunque è meglio così, perché a studiare sennò ti si rovinano gli occhi. Mio padre era più rigoroso, però forse in cuor suo, insomma, è sempre stato fiero, e forse lo è anche oggi, insomma, che non è più tra noi, fiero di avere un figlio che ce l'aveva fatta. Era un ragazzo con i cappelloni lunghi, come si usava a quel tempo, vestito di bianco, e si presentò cantando in inglese un brano di Ray Charles. E lui mi riuscì a dare delle sensazioni nuove, perché alla fine inventava anche delle cose sue, per cui mi colpì molto questo ragazzo. Io faccio un provino e qualcuno mi nota e mi dice: beh, insomma, non è male, le faremo sapere. Ma invece il giorno dopo mi sottoposero, io ero ancora appunto minorenne, mi sottoposero un contratto da firmare che firmò e controfirmò mio padre. Solo che dopo i primi provini, l'allora direttore artistico,
Ettore Zeppegno, mi ricordo che, ecco, mi dissero, poi l'ho visto dopo, vergato di suo pugno con un pennarello su quella che si chiamava Lacca, era un vinile, scrisse: tanto questo non farà mai niente. Allora, Baglioni, escluso al disco dell'estate, perciò viene a speciale per voi. La canzone si chiama? Signora Lia. Signora Lia. Ma Claudio Baglioni non è uno che si lascia scoraggiare. Nel cassetto, del resto, ha già molte canzoni, tutte destinate al successo. Signora Lia, stasera stai con tuo marito. Sta tranquilla che non sa, non sa che l'hai tradito. C'aveva un brano già finito allora, che era Signora Lia, che era uno di, credo fosse il primo brano che lui aveva scritto, ed era molto forte, cioè sentivo che c'era del talento anche nella scrittura, insomma. Ma stasera che hai capito di amare solo lui, senti che hai sbagliato troppo ormai. Signora Lia era già una cosa definita sua, molto precisa e molto forte. Beh, Antonio Coggio è stato veramente il mio compagno di viaggio dal 69 fino al 77, diciamo. Questo è stato l'arco di tempo che ci ha visto vivere insieme questa straordinaria esperienza. Quando si lavorava in quel periodo, che si lavorava molto sui cantautori, si cercava un mondo preciso, chi era, cosa avrebbe detto, cosa raccontava e in che modo. Quando è uscito Baglioni, il Baglioni di Signora Lia, era nel solco dei cantautori, era un cantautore un po' più, come dire, un po' più giovane e svelto, meno filosofico, meno complesso, meno complicato, ma pur sempre un cantautore. Quando tu mi baci. Per la musica italiana, gli anni 70 sono un'altra stagione irripetibile. La contestazione prima e l'impegno politico poi modificano testi e melodie. A Milano i cantautori si aggregano intorno alla casa musicale Ricordi. A Roma, invece, è la RCA, la fucina di artisti come Venditti, De Gregori, Cocciante e Baglioni. La mitica RCA in via Tiburtina, chilometro 12 di Roma. Perché era mitica? Perché io poi lo vedevo stampigliato questo logo e questo indirizzo su tutti i dischi, che sulla maggior parte dei dischi che io compravo. Era veramente una casa discografica di grande potenza e che deteneva una grande fetta del mercato. Insomma, in quegli anni ancora il 60-70% di tutto quello che si produceva in Italia. La mia vita me la gioco ogni istante a poco a poco, sempre sotto braccio la mia libertà. Basta solo una canzone, una semplice illusione per avere quello che non ho. Bisogna ricordare che all'epoca anche Venditti o Dalla erano un po' più avant-garde di come poi sono diventati oggi. Quindi in qualche modo Baglioni rappresentava sempre all'interno però di quel movimento, di quell'unità di movimento legata ai cantautori, un'ala leggermente più pop, ma non troppo pop. Questo mondo è un mare verde, se si annaspa ci si perde, io senza problemi vivo un po' qua, un po' là. Io vedevo giusto lui il cantautore forte, poetico, d'amore. Sei tu che stai nei sogni miei. Signora Lia è un discreto successo, ma solo come singolo. L'album di cui fa parte, che esce nel settembre 1970, viene invece ritirato dal mercato dopo poche settimane. Baglioni, insomma, stenta a trovare la sua strada, stretto com'è tra l'impegno politico dei cantautori e la sua vocazione, più romantica e sentimentale. Vediamolo da vicino, Claudio Baglioni, con la sua fida chitarra.
E Claudio Baglioni interpreterà per noi qui alla Caravella da Bari la sua canzone dal titolo Notte di Natale. Ormai siamo vicini, eh? Quanta neve sta venendo giù, piangerà con me. C'erano 16 concorrenti giovani e Claudio con Notte di Natale è arrivato 16esimo e quindi c'è stata una grossa crisi di morale, di credibilità in se stesso. Quindi arrivai quasi alla decisione di dire, beh, non sono stato capito. E insomma, scrissi il mio ultimo disco, allora doveva essere insomma il mio ultimo disco, Questo piccolo grande amore, un po' come testamento, come messaggio amaro, ecco, non sono stato capito, adesso vi lascio, capito, la mia Bibbia, insomma, e venne fuori questa operina. Quella sua maglietta fina stretta al punto che immaginavo tutto. Questo piccolo grande amore definisce l'universo di Baglioni e l'universo della canzone pop italiana in maniera totale. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. Sono due o tre canzoni che io non dico detestato, ma insomma se avessi potuto sotterrarle l'avrei fatto. Una è paradossalmente proprio la canzone che ha decretato la mia vita, poi se no avrei fatto un altro mestiere, che è Questo piccolo grande amore, con la quale io ho fatto pace una decina di anni fa. E lei mi guardava con sospetto. Voglio dire, Questo piccolo grande amore, se andiamo a analizzarlo, è un brano di quasi 6 minuti, dove dopo 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo di pianoforte, voce, comincia a arrivare un basso degli archi, poi dopo cresce. Cioè anche allora i brani duravano 2 minuti e mezzo, quindi si andava contro un modo di essere. E poi è un pezzo che ha dei cambi di tonalità, che ha una visione abbastanza complessa all'interno. Mi è arrivato un po' tra capo e collo quello che magari appunto avevo desiderato così tanto tempo, ma a un certo punto pensavo non fosse più raggiungibile. E io penso da allora di aver quasi operato sempre, lavorato perché questo successo io me lo potessi veramente meritare. Questo piccolo grande amore determina un formato che però rimane soltanto suo, la canzone fotoromanzo. Questa cosa può provocargli sia dei grandi motivi di vanto, perché è un formato originale che lui stesso in qualche modo conia, sia motivi di discredito, perché sfortunatamente crea la canzone fotoromanzo, cioè può essere vista da entrambi i lati. Passerotto, non andare via, nei tuoi occhi il sole muore. Baglioni diventa dunque il cantautore dell'amore, un'etichetta che gli porterà critiche e contestazioni e l'accusa di essere un disimpegnato e un qualunquista. Non amavo Baglioni a quel tempo, non amavo nessun cantautore italiano. Noi, musicisti rock di quel periodo che suonavamo nei locali, ascoltavamo Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e tutto il resto, ma non amavamo i musicisti italiani. Ma cosa è stato? Un amore che asciugava il mare, che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito il mare. Lui
lui ha sempre avuto il problema di non essere accettato da un certo mondo istituzionale che divideva la canzone d'autore negli anni 70 tra quella impegnata e quella no. C'era veramente una distinzione quasi drammatica, no? Bisognava sottolineare il bianco e il nero. Quindi anche se io poi, anche nelle mie prime produzioni, insomma, sono costellate di tanti argomenti, quindi non solo l'argomento dell'amore e del sentimento, però queste cose vengono quasi oscurate, insomma, nascoste dall'altra produzione. Libertà risale ieri, ma ricordo malapena, e cari tutti i miei pensieri, il mio pranzo e la mia cena, libertà mia sola amica, quando avevo tutto e niente, e credevo che la gente fosse tutta amica mia. La mia realtà. Non c'erano altri cantautori di questo tipo, poteva essere Giusto Battisti, l'altro cantautore di altro tipo, di altra inventiva, cioè erano due cose diverse, però cantavano l'amore tutte e due. Dunque, il 1970 era un anno pieno, stracarico, ricchissimo di canzoni, di dischi, e poi era l'anno in cui andavano fortissimo le canzoni di Lucio Battisti. Sì, hai ragione anche tu, però io intendevo cosa dire... voglio di più, cosa voglio... Ha fatto un ragionamento che non era piccolo, nel senso che sprovincializzare la canzone italiana era un progetto interessante. I cantautori hanno cercato di farlo scrivendo in una maniera completamente diversa da tutti gli altri cantautori. Non so con chi adesso sei, non so che cosa vuoi, ma so di certo a cosa stai pensando. Esatto, bravo, io sto pensando a un'altra canzone. Baglioni prova a fare la stessa cosa che fa Battisti, togliendoci il rock e togliendoci le asperità, tra virgolette, se ce ne sono, le difficoltà, le originalità, le particolarità di Battisti. Rende la canzone estremamente semplice, mantenendo però la qualità della scrittura, perché obiettivamente Baglioni sa scrivere molto bene le sue canzoni. Mi sembra già che non potrò più farne a meno, mentre i minuti passano, non è più compagno o fratello di De Gregori, Venditti, Dalla e di tutti gli altri. Gioca un'altra partita, gioca la partita del pop, e lo cambia, nel senso che il pop italiano, che fino a quel momento faticava a stare al passo con le novità del rock o dei cantautori italiani, improvvisamente trova una forma. È il motivo per cui lui è il cantautore, come dire, il personaggio pop più importante degli anni 70 e in realtà più importante dei 20 anni a seguire, perché determina il modo in cui poi tutti gli altri che vogliono produrre canzoni di consumo e non canzoni d'autore fanno le loro canzoni. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati. Nel grande laboratorio della RCA degli anni 70, i giovani artisti sotto contratto e i loro brani vengono curati in ogni dettaglio. Anche Baglioni, come altri, si trova a lavorare con arrangiatori del calibro di Luis Bacalov, Vangelis, Ennio Morricone. Un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via. Il volo di poster, quando comincia, arriva quell'inciso con la voce che vola, vola come è un pezzo descrittivo, comincia a volare come il pensiero che va lontano a guardare attraverso il poster questi mondi lontani e bellissimi, e c'è questo volo della musica che a me ricorda per esempio il volo di Volare di Modugno, a cui Baglioni è molto legato.
questi elementi che si inseriscono sono elementi musicali che arrivano, oltretutto parliamo dei primi anni 70, in un mondo in cui la canzone d'autore italiana non aveva molto interesse alla musica, era molto più interessata al significato dei testi. Nel 1977 la seconda grande svolta per la carriera di Claudio. Decide di lasciare la sua casa discografica, la RCA, e con essa il suo collaboratore di sempre, degli inizi, Antonio Coggio, coautore di quasi tutti i brani fino ad allora. Inizia a prodursi da solo e questo lo rende maggiormente libero di scrivere e pubblicare con i suoi tempi e i suoi modi. Ecco, prima di tutto vediamo un po' se è vero che sei tu, perché sai, molti mandano le controfigure. Qui abbiamo una specie di prova. C'è anche la patente. Ecco, vabbè, dopo la vediamo. Mettiti però piegato così come... Di qua la faccia. Piegato così un po'. Così con gli occhi. È lui, sì, sì. Eh sì. È Claudio Baglioni, l'avete visto tutti qua, sul non per lui, ma è scritto qua. Claudio Baglioni con il suo ultimo LP solo, grande successo, primo in classifica. Sì. Solo è un disco in cui Baglioni cambia con l'abbandono di Antonio Coggio, che era un suo collaboratore nei dischi precedenti. Ma perché come tutto succede, cioè, si ha voglia di sperimentarsi probabilmente. Probabilmente lui aveva voglia di cercare delle cose per conto suo. La collaborazione è durata fino a che siamo riusciti proprio ad esprimere qualcosa di nuovo. Io poi a un certo punto sentimmo un po' tutti e due che il percorso era ultimato, tant'è che il mio primo disco solitario si chiama appunto Solo, insomma, e vede la nascita alla fine degli anni 70. Ecco qua. Solo, solo, meglio solo che con la zia Annette. Comincia un nuovo mondo, ed è un nuovo mondo che lo porta a fare delle scelte diverse, anche delle costruzioni più complicate. Lui cerca produttori, collaboratori che gli consentano di vincere una nuova sfida musicale. E il vento volava sul tuo foulard. E a quel punto lui ha cercato di scavare in se stesso per cercare veramente delle cose nuove anche per lui. Non tagliare i tuoi capelli mai, mangia un po' di più che sei tutto ossa, e sul tavolo fra il tè lo scontrino, ingoiavo pure questo addio. E anche le canzoni si complicano un po' e il discorso comincia a cambiare, cioè cambia la scrittura nei testi, cambia la scrittura musicale. Non avrei voluto essere il primo della classe, non avrei voluto. Ci sono delle cose nelle sue canzoni che hanno sempre un qualche cosa di diverso da quello che ti aspetteresti, e questa è una costante che poi si complica sempre più man mano che passa il tempo fino ad oggi. Questo era proprio l'inizio della parte più importante del concerto e tutto il pubblico che cantava ovviamente insieme a Claudio. Nell'81 esce il disco più importante della storia di Claudio Baglioni, che è Strada Facendo. È un disco che racchiude la maturità di un artista. Continua il successo per Claudio Baglioni e per il suo 33 giri Strada Facendo, per la sesta settimana consecutiva al numero uno delle Top 10 LP. Gli avevano cambiato anche l'immagine, togliendogli un po' quel look da cantautore triste dei primi anni. Lo facevano fotografare dal fotografo di Playboy. L'hanno rivenduto praticamente come una specie di oggetto dei desideri. Le ho viste nelle sere, quando sono chiuse le fabbriche e le vie, sulle labbra vaghi sorrisi di attenzione.
pretese, chissà che. Poi si aprono delle finestre, si aprono delle finestre di interesse che sono state tantissime, forse quasi nessuna esclusa. Anzi, spesso le cose che io non sapevo fare erano quelle che mi attiravano di più, quelle cose che non conoscevo. Cominciano ad esserci le grandi canzoni, cioè le canzoni che hanno delle cose da dire, le canzoni che hanno uno sviluppo complesso, lungo, con molti cambiamenti all'interno e anche con un peso nei testi che è certamente superiore a quello dei primi tempi. Ale O è l'evento dell'estate 1982. Nell'anno che vede il trionfo degli azzurri ai campionati del mondo di Spagna, parte il primo grande tour di un cantante italiano negli stadi. È la prima volta in assoluto. Nessun musicista italiano, fino a Baglioni, era riuscito a riempire uno spazio così grande. Con più di 1 milione di spettatori, nel percorso di Baglioni, Ale O segna l'inizio di una nuova fase. I suoi concerti ormai sono eventi di massa, come Piazza di Siena il 24 ottobre 1982, dove accorrono oltre 120.000 spettatori. Erano già 15 anni che io suonavo nei locali, no? Con pubblico di 500, 600, 700 persone. Quando sono montato sul palco quella sera ho detto ok, è come se cominciassi per la prima volta questa sera. E ho cominciato a tremare così tanto che non riuscivo a tenere nemmeno la gamba destra sul pedale del pianoforte, perché era proprio un'emozione incredibile. Ricordo la serata di Piazza di Siena come una serata molto molto complicata, perché c'erano tantissime persone, si parla di 120.000 persone e insomma l'effetto è veramente tanto, ma il problema è che aveva piovuto e comunque era difficilissimo suonare sul palco completamente bagnato, però quando siamo montati sul palco in questo oceano di persone che era venuto a vedere il concerto, ha fatto un boato così grande che in quel momento ti dimentichi tutto, la pioggia, i problemi, pensi solo a suonare, pensi solo a divertirti, perché c'era un grandissimo divertimento in quel momento. Arrivati a dei livelli incredibili, perché abbiamo fatto, non mi ricordo se 50 o 52 concerti negli stadi italiani con 20, 30, 40 mila persone. Ale O, io trovo che sia il punto di comunicazione minimo, cioè al di sotto di Ale O non si può andare. Secondo me lui in qualche modo capisce che più in basso non era possibile, lo spazio è verso l'alto, e questo alto però è notevolissimo, perché lo spettacolo che Baglioni mette in piedi è musicalmente straordinario, nulla a che vedere nemmeno con i cantautori nazionali, cioè fa un salto internazionale notevolissimo, la scrittura delle canzoni diventa più complessa e quello che offre in termini visivi è unico, nel senso che in Italia nessun altro lo aveva fatto né nessuno lo farà dopo di lui. Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto, grilli e stelle, storie fotografate. Il 1982 per Baglioni è un anno magico. Il 19 maggio nasce Giovanni, il suo unico figlio, avuto dalla moglie Paola, la donna che ha sposato nel 1973. E al figlio Giovanni, Baglioni dedica uno dei suoi brani più celebri e intensi, Avrai, scritto quasi di getto subito dopo la sua nascita. Io trovo che ci sono alcune cose della sua vita personale che entrano nella sua musica, nelle sue canzoni, dove c'è un'anima particolare, c'è un risultato molto, molto forte. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Io credo che Avrai sia una delle più belle canzoni che lui ha scritto, perché dedicata al figlio che è appena nato, Giovanni, che rimarrà l'unico suo figlio. Mai più come te,
nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai sempre più di te. Noi abbiamo trovato una cosa in comune, la musica, perché lui compone e suona molto bene, tra l'altro la chitarra, e per fortuna sua ha scelto, diciamo, un altro tipo di musica, però ecco, la musica ci ha dato quello che forse la vita non ci avrebbe dato, insomma, ci ha dato un argomento, ci ha dato una passione comune, e su quello abbiamo costruito questo, di nuovo, questo rapporto. Ecco, ma in due parole, cosa vuol dire la vita e adesso? Vuol dire la vita adesso, vuol dire cercare di superare questo passato, questa apologia dei ricordi che ci trascina, che ci dilania, che ci rende tanto simpatici e belli e gradevoli, invece forse non lo eravamo, e neanche di guardare così tanto al futuro, a un futuro sempre dipinto alla stessa maniera, quindi evitare questa corsa verso qualcosa che non conosciamo, ma di approfittare di ogni secondo della nostra esistenza per viverla intensamente. Nel 1985 esce La vita è adesso. L'album vende 1.200.000 copie, rimanendo in classifica per ben 18 mesi. Nell'estate dello stesso anno parte il tour Notte di Note, che supera i record di spettatori del tour precedente. L'ultima tappa di questo tour sarà il primo concerto trasmesso in diretta dalla televisione italiana. Ormai è una sfida continua, concerti e spettacoli sempre più complessi e spettacolari, fino ad arrivare al tour a solo. Lui, solo su un palco enorme, all'interno di uno stadio pieno. Suona utilizzando una sofisticata strumentazione elettronica chiamata MIDI, che gli permette praticamente di suonare tutti gli strumenti contemporaneamente. Nasce l'idea di prendere un artista come Claudio Baglioni e posizionarlo all'interno degli stadi da solo. Claudio era interessato a questa idea di fare qualche cosa non più con la band o con tutto, ma da solo. Solo che lui ha un carattere tale per cui è difficile che una piccola idea resti piccola. E continuò a macinarla, a ingrandirla, fino a quando si inventò il concerto da solo, sì, ma non in teatro, nello stadio. E non da solo con un pianoforte e una chitarra, no, con una valanga di strumenti collegati elettronicamente via MIDI, che suonava da solo, alternando una parte all'altra con le tastiere divise in sei parti, una cosa complicatissima. Ma dopo un periodo in costante crescita di vendite, popolarità, successi, sta per arrivare un momento di grande crisi personale e professionale. Nel 1988 Amnesty International organizza un tour mondiale con i più grandi nomi della musica leggera. La tappa italiana è fissata a Torino l'8 settembre. Per rappresentare il nostro paese è stato scelto Claudio Baglioni, ma non appena esce sul palco accade qualcosa di imprevisto. Signore, signori dell'Italia, il grande Claudio Baglioni! Quando salimmo sul palco ci fu la contestazione, diciamo, della prima parte del pubblico, che purtroppo poi venne ripresa dai giornali in maniera eccessiva, cioè non era che tutto lo stadio aveva contestato Baglioni, assolutamente no, erano soltanto i primi, che buttarono anche delle cose sul palco, però io ero talmente così emozionato da una parte e anche impegnato a suonar bene, perché era un momento veramente molto importante, che ho capito fino a un certo punto. Certamente è stata una serata molto particolare e Claudio l'ha subita in maniera drammatica. Io di mio scuri siamo diventati grandi insieme. Ma io devo dire che quella sera, quando sono salito sul palco, non mi aspettavo la contestazione. Sapevo che non era il nostro pubblico, però io, sai, sono un ottimista e quindi ho sempre pensato, dico, suoniamo bene, abbiamo dei musicisti meravigliosi insieme a noi, perché c'era Tony Levin al basso e Jerry Marotta alla batteria, quindi musicisti fantastici. E quindi quando è arrivata la contestazione effettivamente non me l'aspettavo. Oh.
scelta era dubbia. C'erano due grandi personaggi che potevano stare all'altezza del gioco, Vasco Rossi e Claudio Baglioni, due mondi completamente diversi, ma entrambi in grado di riempire uno stadio. La scelta dell'organizzazione fu di puntare su Baglioni per due motivi: uno, che era il cantante italiano più italiano, dall'altra era in grado di portare allo stadio un pubblico diverso da quello che già aveva acquistato i biglietti. Nel senso che serviva un pubblico che non fosse solamente rock. Era un rischio troppo grosso, o saggiamente avrebbe dovuto non correrlo, o secondo me invece al contrario ha fatto esattamente quello che doveva fare, cioè dire al pubblico che non lo ascoltava: occhio, mi potete anche fischiare, ma c'è del buono del quale non vi siete accorti, che forse meriterebbe attenzione. Qui c'è uno sbaglio sicuro, ma che importa saper di chi è. Nello stesso periodo, Baglioni entra in crisi con la moglie Paola. È una separazione lenta e difficile dalla donna con la quale ha diviso sia il percorso privato che quello artistico. Mi sa che tu sei un pochino imbranato, cosa aspetti che a farlo sia io? La separazione da Paola gli ha tolto uno dei sostegni morali più importanti della sua carriera, perché Paola l'aveva seguito sin dall'inizio, era entrata in ogni operazione e lo aveva sostenuto, l'aveva collaborato, l'aveva aiutato. Era una persona che partecipava alla produzione di Claudio, dava dei consigli sui testi, dava dei consigli sulla musica, quindi lui si è ritrovato solo nuovamente. Il 3 novembre 1990, mentre sta tornando a casa con la sua auto, Claudio Baglioni si schianta con violenza contro un muro. Riporta ferite alle mani, al viso, alle labbra e soprattutto alla lingua. Claudio Baglioni sta abbastanza bene. Sono meno gravi di quanto sembravano le condizioni del cantante, rimasto ferito nelle prime ore di ieri mattina in un incidente stradale. Se serviva una cesura forte, credo che più forte di quella non poteva esserci. Lui va a sbattere contro un muro, mi raccontava, io mi sono trovato improvvisamente in ospedale con la lingua tagliata in due e con la chiara idea che mai più io sarei riuscito a cantare, che quindi la mia vita da un certo punto finiva quel giorno. Questa cosa sicuramente lo fa come farebbe impaurire chiunque, anche chi non è un cantante. Nel momento in cui sei colpito chiaramente alle labbra, alla lingua, il pensiero è l'uso della parola, il pensiero è come sarà il dopo. Poi forse, non so, questo incidente mi ha fatto capire che il mio vero successo, o il vero successo che avevo avuto, non era tanto in quello che, vabbè, era visibile, ma era che c'era il mondo da incontrare, cioè che questo è un mestiere che ti fa incontrare gli altri. Ti insegna ad essere, quando ce la fai, anche umile e capire che tutto quello che hai lo devi agli altri, insomma, altrimenti da solo non saresti andato da nessuna parte. Dopo la dura contestazione e la forte crisi interiore, il percorso di cambiamento diventa sempre più deciso. Baglioni si toglie i panni del cantore dei buoni sentimenti. Il riferimento musicale a questo punto diventa la world music e la new wave di Peter Gabriel. È la fine del 90 quando esce finalmente Oltre, un album che rappresenta uno spartiacque nella carriera dell'artista. Inizialmente accolto con freddezza da pubblico e critica, Oltre è oggi considerato una straordinaria pagina innovativa per la musica leggera italiana. Frase storica che tutte le volte che io la sento in macchina, magari accendo la radio, ascolto questo pezzo, mi vengono le lacrime agli occhi, mi emoziono a ripensare proprio a quel momento e alla bellezza di questa frase. Tutti per non farmi più trovare.
Oltre è nato dopo 3 anni di lavoro. Claudio si è chiuso in un luogo dove da solo, con pochissime persone che stavano vicino a lui, ha composto, ha buttato giù idee, ha composto, ha rimaneggiato e ha tirato fuori veramente dei brani fantastici. È stato forse il disco dei maggiori contrasti, ma poi alla fine forse uno di quelli che ha lasciato più, che è sedimentato, che ha lasciato più tracce anche nel cosiddetto pubblico. Perché Oltre è realmente il disco che va oltre tutto e dove comincia una seconda fase della sua vita artistica. E lì averlo registrato negli studi di Peter Gabriel, mentre lui tra l'altro stava registrando, quindi avendo avuto anche una frequentazione quotidiana, ecco, mi ha fatto conoscere un artista con molti dubbi, come un po' io, con dei tempi molto lunghi, con la voglia di essere, con l'ossessione della perfezione o del perfezionismo, con la curiosità musicale. La cosa bella della carriera di Baglioni è che a un certo punto lui si stanca di Baglioni, si stufa del suo mondo che gli ha concesso successi enormi, e improvvisamente al vertice di questo successo straordinario scopre che esiste la New Wave, ovvero un universo musicale da lui completamente distante. Circonda di musicisti molto diversi, da Tony Levin per dirne uno, o a Danilo Rea per citarne un altro, che contribuiscono moltissimo a fargli cambiare idea sul modo di scrivere canzoni. Questo gli comporta anche dei disastri, nel senso che poi il pubblico all'inizio non capirà affatto questo cambiamento di Baglioni. E adesso, in quell'altro angolo, lì, dove c'è la luce rossa, c'è il nostro quarto elemento, è l'amore, la pazzia, l'energia, la voglia di andare via, la corsa, la musica più forte, e il fuoco, il fuoco! Un cambiamento che è legato in parte alla musica e quindi a una ricchezza sonora straordinariamente più elevata, tale da poter incuriosire persino il pubblico più rockettaro, che fino a quel momento lo aveva ampiamente schifato. No. Soprattutto il lavoro sui testi, che diventano più complessi, più ricchi di immagini, di cose non necessariamente comprensibili, mentre al contrario Claudio aveva sempre scritto cose estremamente comprensibili, sempre, anche troppo comprensibili in alcuni casi. E quindi il cambiamento secondo me è radicale, è fortissimo e soprattutto a sue spese, nel senso è un cambiamento per scelta non commerciale ma totalmente artistica. Con quell'ingenuità delle canzoni. Allora Claudio, come stai? Sto abbastanza bene, ho la sensazione di volermi stancare a tutti i costi, perché siccome oggi è l'ultimo spettacolo e allora devo arrivare stasera a dire beh, comunque non ce l'avrei fatta a farne di più, quindi sono effettivamente stanco, perché invece la voglia di continuare è tantissima. I concerti di Claudio notoriamente, lo sai, durano qualche ora, però lui ha questa resistenza, ha questa capacità che gli viene invidiata da molti. Quella forza di Claudio sul palco è che è un animale da palcoscenico, perché ha una fisicità da palcoscenico incredibile. I nostri concerti non sono solo di 3 ore e mezzo, sono di solito di 6 ore, perché nel pomeriggio, durante il soundcheck, noi non facciamo un soundcheck, facciamo un altro concerto. Il palco è una bellissima droga, innanzitutto perché è dopante, insomma, nel senso che ti mette...
ti mette adrenalina, si riescono a fare sul palco delle cose che nella vita non si farebbero mai, né per forza, per resistenza, ma anche magari per pudore, per vergogna. Insomma, il palco è veramente il luogo della svestizione. 51 Monte Sacro, tutto cominciava in un subaffitto e un muro che sudava. E Baglioni sembra proprio non voler mai scendere dal palco. Anche alla fine di un lungo tour riprende ad organizzare concerti a sorpresa, nei posti più impensati, con la voglia di continuare a stupire, di mettersi alla prova, di coinvolgere il pubblico in un grande gioco. A Napoli ci venne questo pensiero folle di travestire di Claudio da vagabondo e di portarlo nella galleria. Allora... È difficile a crederci, ma questo hippie con capelloni, baffi e lungo pizzetto, tutti rossi, è Claudio Baglioni. Nelle tappe di avvicinamento al 26 settembre al San Paolo, sarà l'ultimo stadio per parecchio tempo, lo ha annunciato lo stesso Claudio, anche questa sortita. Così travestito ha suonato nella Galleria Umberto di Napoli, nessuno lo ha riconosciuto, ha guadagnato dalla carità dei passanti 13.000 lire. In realtà andò benissimo, ma andò malissimo, nel senso che nessuna persona riconobbe che quello era Baglioni. Passavano, davano qualche moneta, alcuni erano anche un po' straniti da questo vagabondo così un po' canadese, e al punto che, consultandoci a distanza, decidemmo di, anziché fare un inglese maccheronico finto, di cominciare a cantare proprio le canzoni di Baglioni, voce e chitarra, quindi nemmeno in un finto inglese, ma proprio strada facendo, viva l'Inghilterra e cose di questo tipo. Beh, la gente non l'ha riconosciuto lo stesso. Questa è veramente una pagliacciata, quindi io chiedo perdono a tutti quanti, però l'ho fatta solamente in questa occasione, come tanti anni fa mi capitò, insomma, cercando di vedere, di mettere a repentaglio la cosiddetta popolarità, o forse con la speranza di suonare almeno per un'oretta quasi indisturbato. Ma di giochi così ne ha fatti continuamente, da quando è andato, ma ancora con De Gregori, quando erano appena usciti, a cantare per le strade come fossero due barboni e con il piattino, senza raccogliere. Lui dice: io ho preso di più di De Gregori. Dove sono stato in tutti questi anni? Io me ne ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo. Io sempre lo stesso, più grigio ma non dono. Nel 1995 gli eventi a sorpresa toccano tutta l'Italia. Baglioni e il suo gruppo arrivano con un camion giallo nei posti più impensati: una piazza, una vallata, un parcheggio dell'autostrada. Il tempo di aprire il telone e parte la musica dal vivo. Una nuova sfida nel desiderio inesauribile di giocare e di sorprendere. E arrivare veramente con questi camion in una caserma a Orvieto, a Piazza del Campo a Siena, aprire e scoprire che c'erano 30, 40, 50, 60 mila persone davanti che si chiamavano e che accorrevano, era un'epoca in cui i telefonini veramente ce n'erano pochi, era proprio un passaparola e la voglia della gente di essere dentro a quel tipo di spettacolo. Io sono vivo. Io sono qui è una delle canzoni più belle che Baglioni abbia scritto. È un modo di raccontarsi in pubblico, è una confessione in qualche modo che pochi cantautori si sono concessi. Però la vera essenza, il vero risultato, il vero traguardo di una persona che fa il mio mestiere è la rappresentazione, è l'esecuzione, è il concerto, è lo spettacolo, è lo show. E senza quello, ecco, senza il pubblico e senza un palco non saresti mai quello che invece sei in quel momento. Entrando con un camion giallo sulla pista e 86.000 persone che c'erano intorno, fu così, un'emozione
quasi da apnea per 10 minuti, inenarrabile. L'Olimpico di Roma, in una tournée che si chiamava Tutto in un abbraccio del 2003, dove il palco era un ponte palco che attraversava tutto il tappeto dello stadio e dove salivano sul palco oltre 350 artisti oltre lui. Una luce prenderò. Ha perso il vinto, vagherò la mia odissea e l'idea di te mia te, tagliati le trecce va un vento. Sinché non lo vedo, non ci credo. Sigla! Se per il pubblico dei suoi concerti Baglioni è un'icona della musica leggera italiana, solo i suoi amici più intimi conoscono la sua vena giocosa ed ironica. Almeno fino a quando Fabio Fazio riesce a coinvolgerlo in una nuova avventura. Anima Mia è un programma televisivo centrato sui ricordi e la nostalgia degli anni 70. Un nuovo Baglioni entra nelle case degli italiani. Che bella festa, che splendida festa, tutti fanno per noi. Per noi. Ma che giornata. Ma che giornata. Movimentata. Viva, viva, viva. Quando Baglioni deve cantare, ha un pubblico che pretende che lui non storpi le sue canzoni, canti sempre quelle. E quindi il gioco con Fazio diventa un altro modo per essere presente e per arrivare al pubblico a prescindere dalle proprie canzoni, finalmente libero. Certo, il grande pubblico non l'aveva mai visto mettersi le orecchie a punta di Star Trek piuttosto che cantare Heidi o Orzo Way, perché è chiaro. Però chi lo conosce sa che Claudio in fondo poi è così. Anima Mia, il programma con Fazio gli ha consentito di fare un ulteriore, ultimo salto verso un pubblico colto e raffinato che non l'avrebbe mai seguito, perché è stata una trasmissione di condivisione, cioè in qualche modo diceva a me, vecchio rocchettaro, guarda che abbiamo una memoria comune sulla quale siamo cresciuti insieme, anche se io ho fatto Baglioni e tu hai fatto il giornalista rock per il resto della tua vita. 40 anni di carriera, praticamente sempre all'apice del successo. Personaggio amatissimo, Baglioni continua a sfidare se stesso e a reinventarsi ogni volta. Crea a Lampedusa Oscià, un evento musicale che accende ogni anno i riflettori sul tema immigrazione ed accoglienza. Oscià raccoglie i più grossi nomi della musica italiana sull'isola di Lampedusa. L'attuale compagna di Claudio, Rossella, è oggi il motore di questa manifestazione. E chiudiamo il nostro giornale con la musica, con il concerto in spiaggia che ha tenuto ieri a Lampedusa Claudio Baglioni. Nicola Alossi. Io e le mie tassere chiuse come chiudere un'ombrella. L'isola di Lampedusa, come tutti sanno, insomma, per anni, e adesso un po' meno, ma insomma c'è stato, è stato il luogo, il centro, il punto, uno dei punti più visibili dove si consumava, dove arrivava il viaggio difficile e disperato di tanta gente del sud del mondo. Baglioni intanto ci regala un sogno, perché noi d'inverno purtroppo qua non abbiamo niente. Quindi le 5 giornate che lui viene a fare qua, e anche oggi, quest'anno, con questa cosa in più che sta facendo, è una cosa che d'inverno ci aiuta a sognare. Oscià in lampedusano, sciato, sciatu, è il fiato, insomma, è come dire, è la cosa più affettuosa che puoi dire a un'altra persona. Una mamma lo dice al suo bambino, al suo figlio, gli dice fiato mio respiro. Specialmente questa musica che facciamo noi, quella contemporanea, odierna, quella popolare, quella leggera, è una musica che nasce dal respiro di tanti venti che si incrociano, di tanti fiati, di tanti soffi. Amore.
molte volte ci si trova quasi casualmente, addirittura qualcuno dice che insomma, lo facciamo anche per scusarci del nostro successo, insomma, cerchiamo una parte di farla ritornare là dove insomma, è nata, dalla benevolenza degli altri. Saprei cosa fare adesso che, saprei cosa avere adesso che, saprei cosa dare adesso che, voglio un piccolo. E allora ecco, 300 artisti italiani e stranieri che sono venuti a testimoniare, che sono andati a Lampedusa a testimoniare la loro voglia di conoscersi e senza tanti pistolotti, senza predicozzi, insomma di raccontare che è possibile innanzitutto conoscersi meglio, convivere e è forse indispensabile, insomma è veramente necessario. E penso che la cosa che ho cercato tra parole, musica, voce, occasioni, arrangiamenti, ecco, nell'insieme proprio di tutti i progetti, dei sogni, delle idee messe in mostra, di raccontare come se fosse semplice come una serenata e complicato come un'opera di musica d'avanguardia. Il successo è veramente avere gli altri, insomma, senza gli altri. Quindi quello che è considerevole è il grosso numero di persone che fino ad oggi, anche orecchiando poco, qualcosa qua e là, sono riusciti però ad acchiappare qualcosa che mi riguarda. Questo è l'unico vero grande successo che potrò raccontare un giorno, quando finirà tutto. Volavo, volavo, leggero, non finisce più, lasciate.